siamo lungomare Vespucci al 144, dove stamattina c'è l'inaugurazione di questa spiaggia libera, che è una rarità a Ostia. Ci sono ancora qualche lavoro qui in fase di ultimazione. A minuti dovrebbe arrivare l'assessore Sabella. Qui siamo pronti. Venga, assessore, gli do un biglietto d'accesso gratuito al mare, 365 giorni l'anno, sempre ovunque. È lui, assessore, l'ha fatto. Grazie. No, ma dice che non sono contento. Ha detto che se per caso il sindaco dovesse decidere in questo senso, che devo fare? Berrò l'amaro calice, però insomma, in questo momento spero fino all'ultimo di evitare questo incarico, insomma, perché sinceramente è un po' gravoso. Però sarebbe sempre un suo collega di giunta. Che? Sarebbe sempre un collega di giunta. Diciamo che il prefetto ha dato una chiave di lettura abbastanza chiara della norma. La norma effettivamente non sembra molto flessibile qua sopra, però siccome è un caso che non è mai avvenuto e riguarda una realtà di 300.000 abitanti, quindi è anche possibile qualche altro tipo di interpretazione, però chiaramente devo dire che da giurista quella data al prefetto mi sembra la più corretta. Ecco, però, e i tempi? I tempi in ogni caso, usciamo da una logica: Ostia non è fuori controllo, Ostia ha un sindaco in questo momento che si chiama Ignazio Marino, 12 assessori che sono quelli della giunta, quindi Ostia ha un'amministrazione, ha una dirigente del municipio, un comandante dei vigili, una dirigente dell'ufficio tecnico, c'è tutte le strutture a posto. È chiaro che occorre dare un indirizzo politico a questo municipio, che è un municipio importantissimo di Roma, e lo faremo, insomma, questo quanto prima. E De Sena poi ha rinunciato, era uscito il nome del... Sinceramente io l'ho letto solo sul giornale il nome del prefetto De Sena, che è persona che stimo tantissimo, che ho avuto modo di conoscere in passato, però che l'ho letto solo sul giornale. Non era stato informato, non lo sapevo, alla fine ha rinunciato? Non vi so dire assolutamente nulla, ma sono onesto su lui, nessun altro ex prefetto, ex magistrato, ex politico, no, no. Assessore, mi scusi, l'ordinanza 89 è sicuramente migliore della 65 dell'altro anno, però la questione orari e controlli lascia un pochino, sì, un po' desiderare, perché la legge, la 296, dice altro, non mette un limite di orari. È vero, però dobbiamo considerare che ci sono anche dei comuni e dei litorali che si sono dotati di ordinanze poi a poi dove hanno interdetto l'uso della spiaggia durante la notte. Quindi bisognava trovare un buon contemperamento tra le esigenze pubbliche, le esigenze di sicurezza e di controllo del litorale. Credo che questo sia un buon punto d'inizio. Abbiamo cominciato, però, come ho detto in altre circostanze, pure il Padre Eterno per fare il mondo ha avuto bisogno di 6 giorni e al 7° si è riposato. Io finora il 7° giorno non l'ho ancora avuto. Spero che... Quindi siamo al primo giorno, allora. Siamo ancora al primo giorno. Però il problema sarà anche non solo l'accesso, il transito sulla battigia, adesso è libero, ok? Il problema del transito e l'accesso alla battigia, il problema di Ostia non è il varco, non è l'accesso alla battigia, non è il fatto di passare da un corridoio stretto e arrivare a farsi il tuffo in mare. Chiaramente il problema di Ostia è completamente diverso, è il problema di creare una permeabilità massima tra tessuto urbano e lungomare, che così come avviene in tutte le altre grandi città di mare, e Ostia è una grande città di mare. Per la prima volta finalmente sull'ordinanza viene menzionato l'articolo 47 del codice della navigazione. Della navigazione. Sì, per i reati abusi anche all'epoca della concessione. Qui insomma di abusi di legalità ce ne sono tanti. Pensa di andare avanti su questa strada? È chiaro che si andrà avanti a rimuovere tutte le situazioni di illegalità che tuttora esistono non solo sul lungomare ma su Ostia, su Roma e dappertutto. Laddove avremo la possibilità di farlo lo faremo, c'è dubbio. Grazie. Solo una parola su questa spiaggia libera, sulla spiaggia di Ostia, un simbolo, cos'è? Beh, credo che in questo caso noi dobbiamo parlare semplicemente del fatto che c'è un'associazione come Libera che ha avuto la possibilità di partecipare legittimamente a una gara, di aggiudicarsela a una concessione di servizi e sta provando a gestire, io spero e sono anzi quasi certo, in maniera un pochettino diversa come è stato fatto in passato, un bene pubblico e di dare la, spero e sono sicuro che conoscendo Libera così sarà, spero che veramente si dia la massima possibilità di fruire a tutti i cittadini di bellezze naturali, di ricchezze come quelle che è il litorale romano. Thank you.
Ecco una delle pochissime spiagge libere, aperte. Ostia dovrebbe essere tutta così. Isabella ha detto che questo è soltanto l'inizio, speriamo di continuare su questa strada. No, saranno pure belli i graffiti, però non dovrebbe essere più di 90 cm questa norma di concessione. Ah. Infatti che più o meno 90% è lungomare, più di 90 cm. Lo verificheremo, lo verificheremo. È proprio una certezza, assessore, è proprio una certezza assoluta. Andrò a controllare questa specifica concessione, mi pare che in tutte le concessioni ci sia messo che le separazioni laterali non devono essere più di 90 cm. Ci sono anche altri di questi. Questa è la notizia. Questa è la notizia. È filo spinato, questo è giusto. Veramente è una vergogna. Vabbè, questo c'è sta qui da 30 anni almeno. Vabbè, lo devono rimuovere. Ma subito però. Perché c'è il filo spinato. È vietatissimo, manda l'ordinanza dopo dalla cabina di porta. In tutte le concessioni, sì, questa spiaggia è un simbolo perché è gestita dai ragazzi di Libera, è un simbolo perché ci si è arrivato attraverso una procedura pubblica di assegnazione del servizio. Sono sicuro che i ragazzi di Libera sapranno gestire nel modo migliore possibile, nel modo più utile e più libero possibile, quindi in maniera tale che tutta la collettività abbia la possibilità di usufruire di un bene pubblico qual è il mare, molto semplicemente. Una domanda indiscreta: dovesse diventare il commissario del decimo municipio, nella sua agenda quali sono le priorità? Allora, innanzitutto utilizziamo i termini corretti, non si tratta di commissario, si tratta di delegato, che è una cosa leggermente diversa perché qua non c'è da commissariare assolutamente nulla, c'è semplicemente da esercitare le funzioni che la statuto capitolino attribuisce al sindaco Marino. Quelli priorità a Ostia sono sicuramente il problema idrogeologico, che per quanto che ho capito mi pare che sia uno dei problemi più importanti che questa collettività abbia bisogno che si avvia a soluzione e si trovino dei modi per far sì che non si rischi, insomma, di vedersi crollare qualcosa addosso alla gara o inondare qualche zona. In secondo luogo c'è il problema della viabilità, perché la condizione oggettiva che ho visto di persona delle strade interne del municipio non è certo le migliori, è persino peggiore di quella purtroppo che è nota delle strade romane. Terza problematica è il verde, nel senso che Ostia è il municipio più verde di Roma, quindi sicuramente una delle collettività più verdi d'Italia, e ha bisogno di avere un sistema di manutenzione leggermente diverso da quello che è stato adottato fino a questo momento. Cioè io spero di riuscire ad avere una struttura tale che mi permetta di fare le gare questa volta a corpo e non a misura, cioè fare dei progetti di manutenzione ordinaria del verde che vadano al di là della mera raccolta di 100 kg di legno o dalla sfalciatura di 100 metri quadrati di prato, quindi fare un concetto diverso. Poi Ostia ha tutti i problemi delle grandi città, purtroppo ha i problemi della scuola, i problemi della cultura, i problemi degli asili nido, i problemi del sociale che sono importantissimi, che riguardano migliaia e migliaia di persone, quindi i problemi sono purtroppo tanti, da solo sicuramente non ho la forza né le capacità di affrontarlo, ho bisogno di avere, se dovesse questo accadere, ho bisogno di avere un supporto notevole su questi aspetti che tra l'altro conosco anche abbastanza poco, di cui devo imparare gli aspetti tecnici, insomma.